Buongiorno a tutti, giornata un po' particolare questa perché abbiamo visto due anticipi il venerdì sera, tre anticipi in ieri, per chi vede il video sarà ieri. E le ultime cinque partite si giocheranno in questa domenica, giornata particolare perché come sapete martedì e mercoledì si torna in campo per il turno infrasettimanale, l'ultimo turno dell'anno solare 2021, poi tutti andremo in vacanza fino al 5-6 gennaio, adesso non mi ricordo esattamente, non ho ancora visto il calendario. Prima di iniziare iscrivetevi al canale, campanellina per essere avvertiti di eventuali nuovi contenuti, se il video dovesse piacervi lasciate un like qua sotto e come sempre commenti, solo educati, commenti educati perché quelli ineducati non verranno neanche presi in considerazione e gli utenti che si comporteranno al di fuori degli schemi del mio canale dovranno salutare. Senza rimpianti né miei né loro, probabilmente. Detto ciò, i due anticipi del venerdì hanno offerto oggettivamente poco. Per quanto riguarda Lazio-Genoa, non c'è veramente niente da segnalare. La direzione lineare, tutto sommato, di Pairetto, vabbè, qualche fallo invertito, siamo sempre alle solite, cioè sulla prestazione in generale c'è poco da dire. Pairetto che non sta vivendo, non ha vissuto un inizio di campionato brillante come quello dell'anno scorso, che tra l'altro l'ha portato ad essere ufficialmente adesso da 2 giorni annunciato come nuovo internazionale, però c'era bisogno di questa partita, una partita di seconda fascia piuttosto bassa in questo momento, perché tra Lazio e Genoa c'è un abisso, soprattutto il Genoa sembra in una fase nella quale non riesce praticamente nulla e infatti la partita tutto sommato si è incanalata ben presto nei binari che erano abbastanza prevedibili, cioè una vittoria piuttosto semplice della Lazio con una rete del Genoa solo nel finale. Anche se la Lazio ha faticato per un bel po', non è che ha avuto proprio una passeggiata, però alla fine il risultato è esattamente quello che ci aspettavamo, una prestazione positiva da parte di Pairetto. Mi auguro che questa partita, questa gara gli serva da sprone per dimenticare un po' l'inizio del campionato che oggettivamente non è stato dei migliori, anzi potrei dire anche abbastanza negativo. Questo non mette in discussione il suo ruolo internazionale, in bocca al lupo a lui dal 1 gennaio. E in bocca al lupo naturalmente anche a Chiffi. Salernitana-Inter. Salernitana-Inter partirei dalle designazioni. Intanto mi scuso per non aver pubblicato il video sulle designazioni, ma purtroppo non ho avuto veramente il tempo materiale perché mercoledì, il giorno delle designazioni, eravamo a Lissone con Rocchi e la sua commissione per l'incontro con i giornalisti, con i telecronisti e con i commentatori di episodi arbitrali. Non vi nascondo che ho avuto molto piacere di rivedere tante persone. Dopo 12 anni mi sono sentito finalmente di nuovo a casa. Sono stato accolto come una persona dal nuovo presidente, da Rocchi, da Gervasoni, da Giannoccaro, da Stagnoli, da tutti. E è stato bello vedere anche ragazzi con cui ho condiviso la CAN come Trefoloni. Mi sono sentito a casa e questo secondo per me è stata probabilmente la gioia più grande di questa giornata, che salto, è stata molto molto istruttiva. La designazione di Salernitana Inter, Mariani internazionale che aveva diretto Inter Juventus, non dimentichiamolo, ha segnato calcio di rigore alla Juventus nei minuti finali, questo significa che non c'è se una preclusione con Rocchi, le preclusioni non esistono, non sono mai esistite. Perlomeno fino adesso, credo che non esisteranno mai. Detto ciò, probabilmente nel poker si dice che si overthinka ogni tanto, e probabilmente anche in questo caso Rocchi ha un po' overthinkato, nel senso che ha pensato un po' troppo questa designazione, pensava che ci fosse più partita. In realtà la gara è stata, se non me ne vogliono i tifosi del Salernitana, ma è stata veramente a senso unico, troppo enorme la differenza fra le due squadre. La Salernitana che vive un momento veramente tremendo, non soltanto a livello tecnico ma soprattutto a livello societario, e l'Inter che è sicuramente la squadra più in forma del momento. La partita è finita 5-0, ci sia stato soltanto un episodio sul quale ci soffermeremo. Mariani ha diretto con facilità, oggettivamente una partita che non ha avuto alcuna storia, che è stata interrotta al 90esimo esatto, e questo come sapete a me piace veramente poco.
L'unico episodio al 14° minuto c'è stato un contrasto in area di rigore sul quale l'Inter ha protestato per un possibile calcio di rigore. In realtà non c'è nulla, questi sono gli episodi che ormai avete capito, gli arbitri non fischieranno più. Giustamente, perché non si tratta di episodi da calcio di rigore. Dzeko ha leggermente allargato la gamba, Gagliolo probabilmente ha allargato anche lui la gamba, ma c'è stato un contrasto normale, contrasto di gioco. Per il quale entrambi i giocatori si sono sbilanciati e sono caduti a terra entrambi. Nulla da segnalare, non c'è calcio di rigore. Mariani, tra l'altro, è in una buonissima posizione per vedere, con una visuale totalmente libera, l'ha valutato, perciò il VAR non può certo intervenire. Anche su questo argomento poi ci dovremmo tornare perché ci sono alcune persone che pensano di saperne sempre più degli altri e continuano a dire da qualche giorno che e non è vero che un episodio visto e valutato non può essere rivisto al VAR ed era una invenzione, una leggenda metropolitana, termine che avevo coniato io tra l'altro per altre scemenze che si leggevano in giro. In realtà il concetto è molto più complesso. Come sapete, nel caso in cui ci sia un episodio visto e valutato ma che sia interpretabile, in quel caso il VAR non interviene. Il VAR interviene in caso di serious miss di incident, che probabilmente nessuno ha capito ancora che cosa sia esattamente. Ci torneremo un'altra volta. Detto ciò, partita è andata via tranquilla e va bene così. Partita del sabato. Ci soffermeremo in particolare su Atalanta-Roma, naturalmente alla fine, perché ci dobbiamo, prima affrontiamo velocemente le altre due partite. Partita della sera. Cagliari-Udinese è molto simile, è stata come andamento a Salernitana-Inter, anche se sulla carta è una partita decisamente più equilibrata. La partita non c'è stata oggettivamente, perché anche il Cagliari, come la Salernitana, vive un momento tecnico oggettivamente molto complesso. A livello societario, per fortuna, la questione è molto differente, ma in campo non c'è stata partita. Maresca, devo dirvi che anche in una partita stravinta dall'Udinese mi è piaciuto poco, perché ha sempre questa tendenza a utilizzare troppo il cartellino. Episodio eclatante di questa direzione è il 67° minuto, il secondo giallo a Marin. Io sinceramente, rivedendo l'episodio più volte, non ho capito il motivo per cui è stato ammonito Marin. È stato un incrocio di gambe, probabilmente un tocco che c'è stato sull'avversario. Non c'era spa, non c'era un'azione potenzialmente pericolosa, non c'era certamente imprudenza. Io sinceramente non riesco a capire il cartellino giallo da dove sia uscito. Secondo cartellino giallo che tra l'altro si è concluso poi con una seconda ammonizione, dato che era la seconda ammonizione ed espulsione del giocatore. E Cagliari è rimasto in 10. Già non c'era partita prima, figuriamoci in 10 contro 11. Detto ciò, una partita oggettivamente molto semplice. Ci sono stati almeno, io credo che questa partita avrebbe potuto essere conclusa con una sola ammonizione, cioè quella di Marin nel primo tempo. Basta, tutto il resto sinceramente mi è sembrato tutto molto eccessivo. Va bene così, io credo che Maresca si sia reso conto di avere probabilmente qualche problema dal punto di vista disciplinare, sta cercando di migliorare. Detto ciò, quel secondo giallo è oggettivamente inescusabile perché non fa parte proprio del gioco del calcio, quella seconda ammonizione. Bologna-Juventus. Anche in questo caso, Rocchi probabilmente ha ragionato in questa maniera. La Juventus veniva da un pareggio a Venezia che aveva lasciato l'amaro in bocca e la Juventus non ha attraversato un gran momento in questo inizio del campionato. Il Bologna invece si trova in una posizione di classifica molto più alta probabilmente di quella che ci si aspettava. Mihajlovic probabilmente se l'aspettava questa posizione di classifica, gli osservatori un po' meno. Veniva da un periodo non brillantissimo, viene da un periodo non brillantissimo, nelle ultime tre partite credo che abbia fatto un punto, forse neanche uno, adesso non mi ricordo esattamente, però cambia poco. E si aspettava una partita molto ruvida, molto difficile, molto complessa, anche perché c'è molta rivalità tra Bologna e Juventus da qualche anno. In realtà la partita è stata tutto sommato abbastanza semplice, forse anche, o mettiamo invece del forse, diciamo probabilmente anche per la presenza di Orsato.
Rocky non ha mandato a caso il miglior arbitro a disposizione, perché Orsato in questo momento è il miglior arbitro italiano, e chi lo discute, sinceramente, mi fa abbastanza sorridere. Perché si possono avere antipatie per una persona, è normale e fa parte della natura umana, ma negare che Orsato sia il miglior arbitro in circolazione in Italia in questo momento è oggettivamente abbastanza comico. Orsato lo è, il migliore, e ha finito in testa alla graduatoria l'anno scorso, quest'anno se non è primo poco ci manca, e una certezza l'abbiamo visto anche in questa partita. Ci sono stati due episodi, uno sulla rete del vantaggio, e poi un episodio al 20, 28esimo del primo tempo che descrive tutta la partita. La rete del vantaggio nasce da un contrasto sulla tre quarti della Juventus tra McKennie e Svanberg. Non c'è niente. Questi sono i contatti, i classici contatti che dopo 3-4 secondi, se non succede niente, vengono dimenticati, perché sono contrasti di gioco. In Italia la media dei falli è molto calata negli ultimi anni, quest'anno ci siamo assestati intorno ai 24-25 falli a partita. Orsato, tra l'altro, ne ha fischiati 26 in tutta la gara, e questo è semplicemente un contrasto di gioco. Tra l'altro, Orsato si trova in una posizione eccellente, a circa 5-6 metri dal contatto, né troppo vicino né troppo lontano. Questo concetto l'ho spiegato 1.000 volte, chi lo vuole capire bene, chi non lo vuole capire sinceramente non mi interessa, non lo convincerò mai, perché sono persone che non vogliono capire, ma preferiscono vivere nelle loro teorie. Posizione ideale, c'è stata una leggerissima spinta di McKennie, ma veramente nulla che possa far pensare a un annullamento della rete, a maggior ragione un intervento del VAR, su quelle circostanze non interverrà mai. Detto ciò, se Orsato avesse fischiato, avremmo alzato il sopracciglio e detto: vabbè, era meglio che non lo fischiasse, però va bene così. Non lo fischia molto meglio. 28esimo minuto, l'episodio che secondo me è la descrizione della partita. C'è stato un fallo su Morata, un fallo normalissimo. Morata ha un po' esagerato, anzi ha molto esagerato l'entità del contatto, perché non c'era veramente nulla di particolare, c'era fallo ma nient'altro. Ma da parte sua Dominguez ha completamente sbagliato reazione, andando a cercare di rialzare, anche a rimproverare Morata. Non è compito suo. Motivo per cui poi è entrato McKennie, che ha un po' spintonato Dominguez, e alla fine Orsato ha richiamato a sé i due giocatori, e questo mi è piaciuto molto. In classico stile inglese, un cazziatone gigantesco per entrambi, cartellino giallo, i due giocatori hanno girato i tacchi e se ne sono andati. Perché è descrittivo di questa, della direzione di Orsato? Perché l'autorevolezza che dimostra in ogni partita è qualcosa che in Italia oggettivamente non ha nessuno. Non abbiamo visto capannelli come spesso capita intorno all'arbitro, anche nell'errore le proteste sono state molto limitate. C'è stato un momento in cui Soriano ha un po' esagerato, Orsato l'ha ripreso molto violentemente, ma con tanta decisione. Da quel momento Soriano non si è più permesso di protestare gratuitamente. Partita eccellente da parte di Orsato. Chi vuol vedere una partita arbitrata male lo faccia, sinceramente non mi interessa, perché qua si discute seriamente, non si discute per partito preso. La partita è stata diretta benissimo e non c'è veramente null'altro su cui soffermarsi. C'è più da soffermarsi su quanto è successo in Atalanta-Roma. Allora, partiamo dal primo episodio, che dopo 50 secondi c'è stato un contatto, prima della rete di Abraham, c'è stato un contatto tra Abraham stesso e Dimsiti. Dimsiti è caduto per terra, e questo secondo me è un episodio molto importante, non per la partita, ma per la linea generale che si sta tenendo in Italia, cioè quello di fischiare molto meno. Quel contatto non può portare a una caduta. Dimsiti si è lasciato andare, probabilmente perché sperava, anzi, probabilmente perché sperava in un fischio dell'arbitro, Irrati, tra l'altro, molto positivo nel complesso. Non c'è niente, semplicemente non c'è niente. La rete dell'1-0 della Roma non ha nulla che possa essere ipotizzato come irregolare. Vale il discorso di McKennie, Svanberg di Bologna Juventus. Se Irrati in quel momento fischia, alziamo il sopracciglio e diciamo: vabbè, fallo leggerissimo, contatto leggerissimo, vabbè, se non lo fischia è meglio. Se non lo fischia è meglio, perché
nel gioco del calcio questi contattini devono essere normali, non possono essere puniti sempre con punizioni. Poi nasce la rete e ovviamente si crea un po' di caos. Per quanto mi riguarda, non c'è niente da fischiare. Se poi lo fischia, pazienza, però non c'è niente da fischiare. L'episodio principale è il 2-2 annullato all'Atalanta. Partiamo dalla fine. Se dovessi dirvi che Gasperini ha torto marcio, non sarei una persona onesta. Gasperini ha una ragione, cioè sulla procedura. La procedura è sbagliata, anticipiamo, lo anticipo. Nella sostanza ha torto, ma posso capire questa volta la protesta di Gasperini. Partiamo dalla fine, la rete non poteva essere convalidata. È giusto annullare per fuorigioco di Palomino perché impatta sull'avversario. Lo vedremo. Che cosa succede? Sul calcio d'angolo c'è un colpo di spalla, perché è stato chiarito l'anno scorso che la spalla arriva qua, cioè sotto il deltoide, qua, questa zona qua. Se qualcuno vuole vedere un tocco di braccio di Zapata, faccia pure. Ieri sera l'abbiamo visto più volte, l'abbiamo visto anche nella post partita di Cagliari Udinese spiegando nella square quello che è successo. L'abbiamo visto anche il fermo immagine ingrandito con la cosiddetta lente e abbiamo visto che si tratta di un colpo di spalla. Ma conta poco oggettivamente. Quello che conta è la posizione di Palomino. Andiamo a vedere il regolamento. Il regolamento è questo, l'infrazione di fuorigioco. La prima parte non ci interessa. Un calciatore in posizione di fuorigioco nel momento in cui il pallone viene giocato o toccato da un suo compagno deve essere punito soltanto se coinvolto nel gioco attivo, interferendo con il gioco, giocando o toccando il pallone toccato, passato o toccato da un compagno. Non è questo il caso, dato che Palomino non ha toccato il pallone. Oppure interferendo con un avversario, impedendogli di giocare, di essere in grado di giocare il pallone, ostruendogli chiaramente la linea di visione. Non è questo a caso. Contendendogli il pallone, al limite, ma diciamo di no. Tentando chiaramente di giocare il pallone che è vicino quando questa azione impatta sull'avversario. E già ci siamo. Scusate, facendo un'evidente azione che chiaramente impatta sulla capacità dell'avversario di giocare il pallone. E qua ci siamo. Ora, se Palomino si fosse trovato a 2 metri di distanza da Cristante, nulla questio, rete regolare e non si parla di niente. Dato che invece è a contatto e c'è una mano appoggiata, non ci interessa l'entità. Il fatto che sia appoggiata la mano significa che impatta sull'avversario. È semplicemente logica. Qual è l'indicazione generale? L'indicazione generale è che nel momento stesso in cui un giocatore in fuorigioco tocca o va a contrasto con un avversario, con il difensore più vicino, in quel momento l'impatto si è concretizzato. Ed è questo il motivo per il quale la rete doveva essere annullata perché Palomino ha impattato sul Cristante. Che avesse poi la possibilità di rinviare o meno meglio il pallone, non ci interessa. Quello che dobbiamo applicare è il regolamento e le linee guida. Le linee guida sono queste. Nel momento in cui c'è un contatto tra il giocatore in fuorigioco e il giocatore che ha tentato una giocata, come in questo caso Cristante, deve essere punita quella posizione perché viene considerata come impattante. Su cosa ha ragione Gasperini? Sulla procedura. Ora, come sappiamo, il VAR può intervenire con overrule, cioè con decisione semplicemente comunicata all'arbitro, solamente in alcuni casi specifici. Il fuorigioco l'avrebbe potuto segnalare se Palomino avesse toccato il pallone, ma non l'ha toccato. Calcio punizione al limite dell'area che viene trasformato in calcio di rigore, overrule. Calcio di rigore che viene invece spostato al limite dell'area, overrule. Queste sono le possibilità che abbiamo. Ma questo non è un fuorigioco oggettivo, questo è un fuorigioco valutativo. E trattandosi di un fuorigioco valutativo, perché bisogna valutare l'impatto che ha un giocatore su un altro giocatore, c'è soltanto una via, che è l'on-field review. Motivo per cui Nasca avrebbe dovuto consigliare Errati, l'on-field review. Nel momento in cui Errati si fosse portato al monitor,
avrebbe lui valutato, avrebbe deciso che quell'impatto, che Palomino ha impattato sull'avversario, avrebbe annullato la rete perché questa rete andava annullata e infine si sarebbe presa la decisione con lo field review come è precisato dal protocollo stesso. E probabilmente anche Gasperini avrebbe compreso meglio la dinamica. L'errore grave, sì, l'errore grave, non è nulla di addebitabile a Errati. È tutto un errore di Nasca. Credo di averlo spiegato meglio non posso. Se poi qualcuno vuole pensare che quel fuorigioco non sia punibile, non so cosa farci. Il regolamento è questo. Ultimo capitolo, impegni dei prossimi giorni. Allora, oggi, per chi vede il video, è l'1:33, lo sto registrando, è l'1:33. Oggi, per chi vede il video, sarò impegnato per Milan-Napoli, perciò ci sentiamo eventualmente per episodi arbitrali dalle 20:45, in telecronaca ci sarà Pierluigi Pardo. Poi lunedì faremo qualcosa di un po' diverso, nel senso che ci saranno le designazioni di Serie A per il turno di martedì e mercoledì, faremo una diretta con il commento alle designazioni di Serie A e Serie B, e con la discussione tra di noi, con la linea diretta che facciamo ogni tanto il lunedì per parlare degli episodi che di qualcos'altro se vi interessa. Dopodiché martedì e mercoledì sarò impegnato su quattro partite, tutte le partite serali delle 20:45, non mi ricordo esattamente quali sono, sinceramente. E poi andiamo tutti in vacanza. Per quanto riguarda invece il canale Twitch, ci stiamo lavorando, ci vorrà un po' di tempo, dovremmo cominciare intorno al 10 di gennaio più o meno. Se ce la facciamo per il 5-6, per il primo turno di campionato del 2022. Ma più presumibilmente andremo verso il 10 perché non è facilissimo impostare un canale Twitch e soprattutto non è facilissimo organizzarsi, soprattutto perché io ho un problema di connessione, come ben sapete, che dobbiamo cercare di capire come aggirare. Detto ciò, iscrivetevi al canale, campanellina per essere avvertiti di eventuali nuovi contenuti. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, commentate perché io vi leggo. Non posso rispondere a tutti perché, come vedete, i messaggi sono veramente tanti, ma certamente non risponderò mai a chi insulta, perché per coloro che insultano c'è soltanto una via: salutare il canale, probabilmente con reciproca soddisfazione. Buona serata, anzi, no, buona domenica a tutti, divertitevi con il campionato, ci vediamo, ci sentiamo, ci vediamo lunedì, domani. Ciao, ciao, ciao.